Buongiorno, bentornati a casa. Com'è andata oggi la giornata di scuola? Benissimo. È stata calda? Sì. Fa tanto caldo, vero? Allora, ieri qualcuno continuava a chiedermi una cosa che... Io sì. So, era il film. Quale film? Della Sirenetta. Della Sirenetta. E io ieri non potevo portarti, neanche a te, perché avevamo delle cose da fare. E andiamo adesso! Campagne e quindi siete pronte? Sì. Saliamo in macchina? Sì. Oddio, andiamo. Sono contenta, amore, che andiamo a vedere la Sirenetta? Sì. Aspetta che abbassiamo. Eh? Ieri sì. Me l'avete chiesto tutto il giorno, però non si poteva. E oggi la mamma vi porta. Anche perché Vanessa oggi non ha nulla da fare, non ha compiti finalmente. Tu invece devi leggere due pagine stasera, giusto? E per domani? Sì. Ce l'hai il libro? Sì. Dai, adesso aspettiamo la Vane che è andata a cambiarsi, che aveva tutti gli abiti pieni di peli di gatto, vestita di nero, e si va a vedere finalmente la Sirenetta, che bella! Sarà sicuramente bellissimo, vero? Ma cos'è che fanno? Poi guardiamo, cosa ne so io, mica l'ho già visto, eh. Ma sarà vestita da Sirenetta? Sì, è certo, amore, no, è vestita come te, col grembiule è andata a scuola. Certo, amore, credo proprio di sì. Vediamo un po' se c'è davvero la Sirenetta oppure no. Sì, eccola là. Andiamo, dai, che ci stanno aspettando. Siamo entrate e ci stiamo per sedere. Come le mangi le patatine? E tu? Me li dai a me questi, così io poi ti do i popcorn? Buona visione, ciao. Buona visione. Finito il film, vi è piaciuto? Sì. Bello, vero? Sì, a me piacerebbe diventare una sirena. Anche a me, soprattutto se incontro poi un principe come ha fatto lei. Ti è piaciuto? Però è durato tantissimo, 2 ore di film. E infatti è sera quasi, cioè sono 8:30, non abbiamo ancora cenato. Andiamo subito a casa a mangiare. Dobbiamo andare a dormire, ma tua sorella si è addormentata. Quindi comincia ad andare a dormire tu che poi la porto su, ok? Vane, dai, vai al tuo posto che tra un po' prendo Ani e la porto su. Mamma, io voglio essere una sirena. Sì, amore, magari in un'altra vita nasci sirena, ok? Bella come Ariel, va bene? Ma secondo me tu sei un pochino più bella di Ariel. Non è che l'Ariel di questo film mi sia piaciuta molto, le sorelle erano molto più belle. Va bene, buonanotte, amore. Notte. Ciao. Oddio, oddio, che sogno brutto che ho fatto. Devo andare in bagno. Aia, mi sono fatta malissimo. Perché? Oh, mio Dio, cos'è? La coda di una sirena? Non deve scoprirlo nessuno. E adesso come faccio? Se non ho mai fuori? Se la mamma mi scopre, non so che cosa dirgli, ho tantissima paura. Ho espresso il desiderio di essere una sirena e si è avverato. E non so che cosa fare adesso. Mi sento tutta la coda viscida. È una sensazione stranissima. Ragazzi, scrivetemi in commenti che cosa fare, perché io non lo so. Ani? Ma Vanessa non si alza più per andare a scuola stamattina. Tu sei già sveglia da mezz'ora e lei non... L'hai sentita? Ha chiamato per caso? No. No? Ma sta bene? Boh. Mi sembra strano che non si sia ancora alzata, anche perché è tardissimo, come al solito facciamo tardi a scuola. Ma non sai che di solito è fatta non si alza mai. Lo so, però prima aveva aperto gli occhi. Li avrà richiusi sicuramente se l'è addormentata. Vado a finire un attimino di preparare le colazioni, eh? Se la senti, dille di sbrigarsi, ok? Va bene. Arrivo subito. Ragazzi, spero che la mamma non sia qui.
non so che cosa fare. È meglio che mi nascondo dietro al divano. Mi sembrava di avere sentito l'amore, o forse l'ho immaginato. Basta, io vado a vedere. Ciao. Vanessa, sei tu? Cosa ti è successo? Non lo so, mi sono svegliata così, Anastasia. Cosa devo fare? Devo andare a dirlo subito alla mamma. No, aspetta, aspetta, si spaventerà tantissimo. Ami! Oddio! Vanessa, sei tu? No, è assolutamente Gasper. Anastasia, cos'è successo con Vanessa? Non lo so. Si è trasformata in una sirena. Magari mi era mentita. Ma come fa a essere Gasper? È Vanessa! Scusa. Buon ventilatore per l'estate però. Anastasia, ascoltami, ieri sera Vanessa, dopo il film, continuava a dirmi che voleva diventare una sirena. Si è espresso? Dove sta andando? Vanessa, sirena? Ha espresso il desiderio che voleva diventare una sirena? E secondo me si è realizzato. Cucciolini e cucciolini, Vanessa si è trasformata in una sirena. E secondo me ha bisogno di acqua. Ha bisogno di fresco, di acqua. Oddio, ragazzi, dovevamo andare a scuola. Anastasia, devo chiamare subito la scuola e avvisarli che state male, che avete la varicella. Sì, la varicella, perché ci sono stati dei casi di varicella. Chiamo subito la scuola e poi cerchiamo di capire come fare per farla ritornare Vanessa. Okay. Vanessa, come ti senti? A parte la coda viscida e fastidiosa, bene. Ok, ascoltami, non possiamo ovviamente andare a scuola, quindi adesso chiamerò la scuola e gli dirò che non state bene. E poi cerchiamo di capire che cosa fare per farti tornare in te, ok? Posso andare sul divano? Certo, se riesci volentieri. Senti, avete fame? Non avete fatto colazione? Dovevamo andare a scuola? Avete fame? Voglio. Ah, un attimo. Tu credo che tu debba mangiare pesci e nient'altro. Sì, non penso che tu. Ho paura, Vanessa, a darti qualcosa di diverso che non sia del pesce, perché non vorrei che tu ti senta male. In questo momento sei una sirena, Vanessa, e quindi dobbiamo adattarci. No. Amore, te ti faccio pane e Nutella? Sì. E te ti darò delle acciughine. Lo so, mi dispiace, ma io non so come comportarmi. È una situazione particolare. Fammi la crepa alla Nutella. Ma non puoi mangiare la crepa alla Nutella, sei un pesce. Io penso che se ti do la Nutella tu possa anche morire. Quindi ti devo dare delle acciughe. Allora, Ani, ti ho preparato la crepa alla Nutella che so che ti piace tanto. E adesso ti porto il tuo, un secondo solo. Poverina, mi dispiace, amore, lo so, però non dovevi dire che volevi diventare una sirena. Ti sei avverato il tuo desiderio, non sei contenta? No? Quindi? Non vuoi più essere una sirena? Vuoi ancora essere una sirena? Ok, Vane, per te l'acciughina. Dai, amore, mangiala che ti fa bene. Dai che è piena di proteine. Brava. Mangiala, amore, è buonissima. Mangiala, no, mangiala pure. Dai, su che devi mangiare, che mattina la colazione è importante. No, basta. Oh, e cosa fai? Non mangi oggi? Non mangio. Ok, allora ascoltatemi, non ho ancora chiamato la scuola, vado a chiamarla perché sono in ritardo. Vado un attimo in bagno. Devo chiamarla a scuola. Pronto? Sì, buongiorno, sono la mamma di Vanessa e Anastasia. Buongiorno, mi dica.
Buongiorno, senta, stamattina Vanessa si è svegliata come se fosse piena di bolle, credo abbia la varicella. Sì, quindi devo tenere a casa anche Anastasia perché non vorrei che anche lei l'abbia contratta e ce l'abbia ancora in incubazione. Avviso subito le maestre. Va bene, avvisi pure le maestre, grazie, buongiorno, grazie. Cosa succede? Cosa c'è? Vanessa! Ma Vanessa, non puoi! Ma sei matta? Sei una sirena! Non puoi mangiare la cioccolata! E se stai male, cerca di controllarti! Dobbiamo capire come fare per farti tornare di nuovo umana! Ma non fare questi errori! Ani, dobbiamo fare qualcosa! Dai, lasciala stare, cerca di capirla. Aveva voglia di mangiare la crepa alla Nutella. Del resto Vanessa le ha sempre mangiate, ma adesso non puoi più. Infatti mi fa un pochino male la gola. Ecco, stai attenta perché non so quale reazione tu possa avere. Vai subito a lavarti. Allora ragazze, non litigate. Vogliamo fare un gioco? Giochiamo un po' a nascondino? Sì. Vi va? Pensi di essere in grado? E vediamo se sei brava a fare la sirena. Visto che volevi essere una sirena, dimostraci di poterlo fare. Chi conta? Io. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo! La 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 la, qui non c'è nessuno. Vedo una coda. Ma come ti sei permessa? Chissà. Oh, una sirena. Presa, pescivina. Ma dove scappi? Oddio. Dove scappi? Non sei ancora brava a fare la sirena. Non sei ancora brava. Ti devi allenare per essere una brava sirena. Dai. Va bene, ascoltate. Dobbiamo fare una cosa molto seria. Adesso, a parte gli scherzi, dobbiamo cercare su internet come fare per farti tornare umana. O vuoi restare sirena? No? Sì, così non andare a scuola. A parte gli scherzi, la cosa sta diventando veramente seria e quindi datemi 5 minuti per capire come fare. Ok, Vane? Vane, mi dispiace tantissimo che sei diventata sirena. Vane? 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 Cosa c'è, Vane? Perché piangi? Oddio. Cosa c'è? Ho fatto un sogno bruttissimo. Cosa hai sognato, Vane? Oddio, ma cosa c'è, Vanessa? Perché ti guardi le gambe? Meno male. Ho sognato tipo che stavo sognando che poi mi sono svegliata. Era tipo che ero una sirena. Che eri una sirena. Oddio, Vanessa, sei andata a dormire dicendo che volevi essere una sirena e te lo sei sognato? Anastasia. Sì. Ani. No. Tua sorella ieri sera, tu ti sei addormentata ieri sera quando siamo tornati dalla cinema e non sai che mi ha detto tu per tutta la sera che lei voleva diventare una sirena e ha sognato che era una sirena. E perché stavi piangendo adesso? Perché alla fine volevo diventare normale. Ah, non ci sei riuscita, amore? Non credo che si possa tornare umani, se si è sirene. Comunque, stai tranquilla che non sei una sirena e non lo diventerai mai. Okay. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella.